essere qui, vi ringraziamo per aver aderito a questo incontro, stiamo cercando di riportare gli incontri al castello, anche se sappiamo che è difficile partecipare a incontri in presenza. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Grimaldi, che è un amico del castello, ma anche Edoardo Borra, il dottor Borra, che in anni passati ha collaborato con il castello, sempre relativamente a argomenti riguardanti Fenoglio. Il castello di Cisterna d'Asti già nel 2012 aveva festeggiato il 90° anniversario con un convegno molto grande che si era tenuto appunto nel mese di marzo nel castello. Vi aspettiamo i prossimi incontri, il prossimo sarà in videoconferenza, la videosofia col professor Alberto Banaudi sul mito di Teseo. E in questi giorni invece poi vi manderemo l'elenco dei prossimi incontri che saranno tutti online. Avremo il maestro Francesco Lotoro, che è uno studioso che ha raccolto la musica concentrazionaria dei campi di concentramento e ha un'associazione in cui ci sono le registrazioni, perché anche nei campi di concentramento questi musicisti che sono stati reclusi hanno continuato a scrivere anche durante la detenzione. E il suo libro si intitola Un canto salverà il mondo e verrà introdotto, e di questo siamo molto orgogliosi, da Martino Anibaldi, che è un giovane studente di musicologia presso la facoltà di Cremona del Dipartimento dell'Università di Pavia. Successivamente il 31 di marzo, sempre in videoconferenza, avremo Titti Marrone, che presenterà il suo libro Se il mio cuore fosse pietra, e racconta la vicenda dei bambini che sono stati ospitati da Anna Freud in Inghilterra all'uscita dei campi di concentramento. Tra questi 25 bambini c'erano anche Andra e Tatiana Bucci, hanno cercato di fare un percorso di riabilitazione per questi bambini che erano sopravvissuti o si erano persi o erano stati nascosti. L'incontro successivo invece sarà in presenza, speriamo di vedere la vostra partecipazione. Sabato 9 aprile avremo il piacere di presentare il libro del professor Paolo Vineis e di Luca Savarino. È un libro che parla di ambiente, pandemia e di tutto quello che è successo in questi mesi. Speriamo di averli tra di noi e lascio la parola ai relatori. Grazie. Grazie, e allora tolgo anch'io la mascherina, vi ringrazio molto per l'invito, piacere ritornare in questo castello e in questo ambiente che curate così con così tanta passione, con così tanta attenzione. Effettivamente sono un recidivo, ritorno per cose fenogliane periodicamente, e oggi sono particolarmente lieto di essere ritornato per l'opportunità di ascoltare con voi il professor Grimaldi, il quale ha dato un titolo e un'impostazione precisa a questo incontro, e ha voluto chiamare dalla mala ora alla buona ora, e con un sottotitolo molto non curioso ma probabilmente inconsueto, è l'antropologia delle langhe in Fenoglio, vale a dire un approccio all'opera fenogliana, alla pagina fenogliana, nell'ottica di un antropologo quale il professor Grimaldi è, e quindi inevitabilmente partiremo da qui, cioè negli ultimi decenni. Voi sapete che Fenoglio avrebbe quest'anno 100 anni, quindi è sostanzialmente un nostro contemporaneo, ha avuto una vita molto breve perché purtroppo è morto poco prima di compiere 41 anni nel febbraio del 63. Data la potenza della sua scrittura e anche nonostante la grande fatica che ha ammesso di fare, questa fatica era accompagnata anche da altrettanta esaltazione nello scrivere, e quindi verosimilmente avrebbe potuto scrivere tantissime pagine ancora, visto che ne abbiamo trovate dopo la sua morte tantissime inedite. Negli ultimi decenni quindi un Fenoglio morto precocemente si è visto riconoscere una posizione, una caratura, una statura
postuma purtroppo nel cosiddetto canone della letteratura italiana, e si sono interessati alla sua opera per le qualità intrinseche di questa opera stessa, linguisti, italianisti, ma anche esperti e personalità scientifiche che sono estranee, almeno sulla carta, allo stretto ambito letterario. Gli storici, per esempio, negli ultimi almeno 20 anni, se non di più, sono 30 anni oramai, hanno pensato di interrogare l'opera di Fenoglio, ovviamente nei debiti modi, come una fonte storica. Con il professor Grimaldi oggi diciamo che ci accostiamo a questa stessa opera come una fonte, come un terreno, diciamo così, per tentare di usare un lessico dell'antropologo, come un terreno antropologico, vale a dire adesso il professor Grimaldi, al quale darò del tu perché mi ha autorizzato lui, sì, lui ve lo conferma, se no non mi sarei mai permesso. Proviamo a immaginare, anziché essere degli antropologi che fanno una spedizione nelle isole del Pacifico o nelle vallate delle Alpi graie, fanno una spedizione, si muovono armi e bagagli dentro le pagine di Beppe Fenoglio, e lo fanno con gli strumenti del loro mestiere, quindi parlandone da dilettante, ma pronto ad essere corretto, lo fanno con l'intento di andare a scoprire dei sistemi sociali e dei costumi e delle costruzioni culturali che sono proprie del mondo che pensano di aver individuato e che vanno a visitare. Ovviamente lo fanno partendo senza, si suppone, pregiudizi, ma con degli strumenti che invece padroneggiano molto bene. Allora comincerei da qui, asseconderei il titolo e l'impostazione del professor Grimaldi chiedendogli che viaggio ha fatto lui come antropologo nell'isola Beppe Fenoglio. Bene, intanto anch'io vi ringrazio per l'invito, è sempre un piacere tornare in Cisterna, da lungo tempo noi ci conosciamo, ci frequentiamo, visto quasi nascere e svilupparsi questo straordinario museo che io continuo a dire che è il più bello che abbiamo in Italia. Cioè, frequentemente vado a Roma ancora al Museo di Arte e Tradizione Popolare, che è il Museo Nazionale, dopodiché faccio la mia comparazione antropologica, la faccio col Museo di Cisterna, e so che il Museo di Cisterna è molto più bello, molto più curato, molto più ben tenuto, molto più criticamente organizzato di quanto lo è quello che dovrebbe essere, la bandiera, l'emblema della nazione per quanto riguarda le tradizioni popolari. Quindi sono molto orgoglioso di essere in qualche modo piccola parte di questo grande e bellissimo progetto, che forse noi del territorio comprendiamo poco, nel senso lo valorizziamo poco, ne comprendiamo poco l'importanza, ma è in effetti un'importanza che si farà da sola e si farà strada senza la nostra partecipazione, perché non ha bisogno. È in sé e nella struttura stessa che noi ci riconosciamo e ne vediamo il valore. Detto questo, cerco di rispondere alla tua domanda intanto con una battuta. Il mio viaggio è stare fermo a casa. Perché? Perché io sono di Cossano Berbo, sono nato lì, sono stato per più di 40 anni, poi mi sono spostato ad Asti, non tanto lontano, ma erano già dei tropici lontani rispetto al mio luogo di origine. In qualsiasi caso, quindi questo luogo l'ho vissuto, lo conservo nell'anima e mi partecipe. Dopodiché Cossano Berbo, sempre la strada, ma è all'incrocio di tutta la cultura pavesiana e fenogliana. E quasi quasi ci metto ancora Monti, perché Monti è mica tanto lontano, nasce a Monastero Polmida e si aggira in quella langa che guarda verso il mare, ma è quella più selvaggia, che è interessantissima. E quindi è lì che se c'è un agglomerato, un condensarsi di cultura, è lì che si, se penso a Fenoglio e Pavese, Santo Stefano, Manco,
Cossano. Cossano abbiamo il luogo più mitico e più straordinario che la letteratura del Novecento abbia raccontato, perché se leggete Ferie d'Agosto, credo, no? Quando parla del santuario della Madonna della Rovere, dice: questo è il santuario che, dove la divinità si rappresenta, è presente. Quindi questa è una cosa straordinaria, non c'è altro luogo riconosciuto da Pavese e ben identificato topograficamente in cui dice la divinità si rappresenta, lì ci sono i cognomi, c'è tutto quello che serve per capire che sei in una dimensione mitica straordinaria. Quindi questa è una citazione che io mi porto sempre dietro, la uso ad ogni piezo spinto, perché mi porta in questa direzione. Quindi siamo in questo cuore, in questo, e l'aver vissuto lì dentro è stato importante. E quindi ecco, come dire, intanto le mie origini, appunto, senza muoversi di casa, ma è stata anche una delle, se vuoi, io lo dico tra virgolette, una delle annotazioni negative che hanno fatto della mia antropologia, perché molti antropologi, perché noi per far carriera, la vita è dura, le università ti uccidono per strada, come essere più o meno essere in guerra in questo momento, noi cecchini che ti sparano addosso, e ti sparano non con le pallotte ma con le parole. E cosa ti dicono? Ma no, tu sei uno che coltivi il tuo cortile di casa, non sei stato in grado di fare il grande giro, eccetera eccetera. Io ho cercato di rispondere e spiegare che effettivamente quando tu per tutta la vita stai su un territorio e ci lavori dentro, al di là del fatto che ci sei nato, è come se tu avessi fatto il grande giro, e quindi non è che in fondo le cose possano cambiare. E devo dire che poi ci sono tanti africanisti che dicono di essere stati in Africa, mentre in Africa ci sono stato anche poco, quindi il grande giro, a volte c'è gente che fa turismo che è più azzardato, più coraggioso, adesso lo dico tra virgolette, attenzione. Poi ci sono anche antropologi bravissimi che fanno veramente lavoro di campo che è straordinario, però in generale questa critica un po' nominalistica fa sì che in effetti devi anche difenderti da questo cose. Io per un po' ho negato, un po' ho cercato anche di guardarmi attorno, i miei terreni preferiti, vabbè, sono stata alla Langa sicuramente, poi adesso ritorno a scrivere, ho detto ma devo fare tante cose dopo dalla pensione, però poi alla fine mi ritrovo che scrivo sempre di questo territorio. E però, come dire, ho lavorato anche molto sull'antropologia alpina, ho lavorato molto sull'antropologia d'Oltralpe, quella della Provenza, dove davvero ci sono stato molto e ho anche prodotto un po' di letteratura al proposito, quindi ho capito questo al di qua e al di là delle Alpi. E poi per quanto riguarda l'Africa, anch'io mi sono fatto un pezzo d'Africa, devo dire che nel 1990 ho fatto il Congo su un battello che sono 1500 km da Brazzaville a Bangui, che vi assicuro, quando abbiamo finito il viaggio si stava chiudendo le frontiere, e lì in quella zona dove siamo passati si parla di 5-6 milioni di morti, che nessuno sa poi esattamente quanti siano ancora adesso, il periodo dei Tutsi, in quel periodo, in quegli anni lì, era il 1990, noi abbiamo fatto il viaggio 100 anni dopo il viaggio, lo stesso viaggio che fa Conrad in Cuore di Tenebra, quindi è stato anche un piacere straordinario. Ma questo per dirvi più o meno i passaggi, dopodiché è chiaro che sto tornando ai miei pensieri. Quello che io faccio adesso, e l'operazione più importante, è quella di cercare di recuperare con la memoria dei frammenti che io avevo perso, che avevo lasciato da parte. Questo è uno sforzo che devo dire è molto, intanto uno sforzo che mi evita di andare dallo psicanalista, quindi risparmio. Sto male, ma sto male con me stesso, non pago almeno non pago la fattura, questo è già un piacere che è non secondario, no? Però è uno sforzo che ti fa anche piangere quando sei solo con te stesso e cominci a trovare cose, scavare dentro di te, trovare cose. Tanto ho trovato anche un passaggio, poi fenoviano, che se volete vi racconto poi, che mi è piaciuto molto, mi è affiorato poco per volta alla memoria facendo questo lavoro di recupero di una memoria che non è quella trasparente del passato che ti ricordi, no, sono quei passati che tu hai dimenticato, hai messo in un sostrato profondo della tua coscienza, che forse non dovrebbero neanche più emergere, invece
se fai questo sforzo, io lo dico perché è un invito che faccio a tutti, fatelo perché fa bene, fa bene, fa bene, fa bene all'anima, fa bene anche al fisico, fa bene il capire che tu hai delle cose dentro di te che non ti aspetti di riportare alla luce. Quindi ecco un po' il mio percorso è quello che sto facendo, ecco per cui adesso mi occupo anche un po' di questo e ho anche scritto qualcosa su Fenoglio e Pavese che non ho ancora pubblicato per motivi strani che non capisco neanche bene, ma che ho lì pronto per dove analizzo l'opera di soprattutto di Pavese, analizzo la Luna in Falò. E di lì mi viene anche di dialogare con Fenoglio perché sono due elementi, sono due resistenze differenti. La cosa interessante è questa, perché in Fenoglio, se prendete la Luna in Falò, la resistenza è un fatto, come dire, più intimo, più personale, è un fatto che non va, non ha nessun risvolto epico. In fondo è la bella ragazza che lui conosceva che diventa elemento di tradimento tra i fascisti di Canelli e i partigiani che sono al di là dal Belbo e sono sulle colline di Santo Stefano, e alla fine finisce, lo sapete, in un falò purificatore o forse neanche tanto, in qualsiasi caso lì si conclude la vicenda. Non c'è epicità in questo. La cosa strana, rifletteteci bene, quando lui scrive questo, 1946, viene fuori la Repubblica di Santa Libera, no? Siamo nell'agosto, credo, di quell'anno, e chi è che è sindaco nella Repubblica di Santa Libera, nel senso del Santo Stefano Belbo? Sindaco è l'amico personale di Pavese, il mentore, colui che gli ha raccontato tutto, colui che gli ha raccontato tutte le tradizioni di Langa che lui non raccoglieva direttamente dalle persone, ma le raccoglieva per interposta persona da il Nuto, è vero? Figuratevi se Nuto non gli ha raccontato tutte le vicende di questa Repubblica di Santa Libera, ma figuratevi, e lui era di mezzo, era proprio schiacciato da una parte dallo Stato che aveva certi interessi e poi i partigiani che volevano, seppure una breve settimana, volevano riprendere in mano il potere e anche le armi, quindi immaginatevi, no? Ebbene, lui non riporterà nulla nel suo ultimo romanzo, quindi questa te la dice lunga, mentre invece Fenoglio che cosa fa? Ci racconta un'epica che è straordinaria, questi racconti che vanno su questa cresta, che tra l'altro bellissima, che va da Mango e che va verso i territori dove lui passerà il suo inverno fuori, no? Sta in mezzo alla neve, è qualcosa di eccezionale, ecco. Quindi mi piace pensare che lui è veramente un luogo di snodo letterario anche di un Novecento, non solo di Langa e di queste colline che guardano il mare, ma un Novecento che guarda ad un, come dire, un Novecento letterario italiano internazionale, ecco. Sì, ho preso qualche appunto, ci sono spunti per fare credo un intero ciclo primaverile qui al castello. Primaverile, ma io non mi spiego perché no, se continuiamo probabilmente sì, ci sono altre tre stagioni disponibili. Innanzitutto penso di poter rassicurare uno studioso che accademicamente, rientrando nelle logiche accademiche da Cecchino denunciate prima, non ha fatto il grande giro, no? È rimasto nel cortile di casa, ma in realtà può contare in questo su Fenoglio stesso come grande, come grande sponda, in quanto lo stesso Fenoglio, come sapete, nonostante ricevesse anche amichevoli e disinteressate pressioni da parte di amici sinceri, a lasciare Alba, a tagliare i ponti con un ambiente dove effettivamente il suo talento non poteva trovare una collocazione o uno sbocco. Insomma, veniva, è stato invitato, lo ha scritto lui stesso, a piantare baracche e burattini, a lasciare la sua città per una città più grande, semplicemente a fare anche lui quel movimento che nell'immediato dopoguerra, quando
si ricostruiva il paese dopo il ventennio fascista, dalla provincia, e la provincia ha nutrito con la sua linfa migliore le metropoli, quelle che erano relativamente alla situazione italiana le città dove le cose si facevano e accadevano, e quindi anche l'industria culturale aveva i suoi poli di attrazione e di riferimento. Ma Fenoglio non ha mai voluto, o non si è mai sentito, ma in realtà non ha mai voluto, per quel che possiamo sapere, farlo, nel senso che, e qui forse è un discorso che potremmo anche riprendere più avanti, perché è un discorso che riguarda in senso lato la tradizione, Fenoglio è sempre stato un per citare una citazione sua, uno splendido isolato. Fenoglio è sempre stato autonomo, miracolosamente autonomo, miracolosamente indipendente rispetto a quelle che erano le correnti, le mode letterarie, i movimenti letterari, le scuole del suo tempo. Allo stesso tempo non ha mai cercato una funzione, un posto all'interno appunto dell'industria della cultura, non ha mai cercato una collaborazione con un giornale, non ha mai cercato di diventare organico ad una qualche istituto culturale, che fosse una casa editrice, che fosse appunto una testata giornalistica, che fosse una qualche centro di cultura. Non ha diciamo cercato di fare carriera in quel senso. A un certo punto qualche contatto ce l'ha avuto, ha provato a proporsi, ecco, l'unica cosa che ha cercato di fare è stata quella di assecondare, di dare una figura, una forma professionale a quella che era una predilezione privata, che era quella per la traduzione. L'unico diciamo, approccio che ha cercato di fare verso l'industria della cultura è stato quello di proporsi come traduttore alla casa editrice Einaudi, purtroppo senza sortire alcun effetto. Quindi ecco, anche Fenoglio al grande giro non l'ha fatto fisicamente, in realtà poi Fenoglio ha fatto più di un giro e lo fa fare anche ai suoi lettori. D'altronde lui stesso arriva a chiedersi, devo scrivere un libro su Alba, un libro su Alba lo devo scrivere ad Alba o lontano da Alba, insomma. Sta di fatto che ad Alba lui è sempre rimasto e lo ha anche detto, cioè, ma a parte le assenze che mi hanno imposto il servizio militare e la guerra partigiana, non mi sono mai spostato dalla mia città natale. E semmai ha fatto fare uno spostamento alla sua città natale, nel senso che l'ha staccata dalla geografia più spicciola e l'ha trascinata, gli ha dato appunto quella sovradimensione epica, se vogliamo dire così, che l'ha battezzata come luogo letterario, e quindi un luogo decisamente più sconfinato e meno contingente di quello che è nei fatti, un luogo trasformato che diciamo diventa universale e quindi diventa un fatto culturale aggredibile da tutti. Anche questa è, secondo me, un tema che potremmo provare a discutere. Il fatto che Fenoglio mi restituisca, e qui me lo dirà appunto non solo l'antropologo ma anche l'aborigeno a questo punto, mi restituisca la possibilità di entrare a conoscenza di modi di fare e di pensare che oggi sono tendenzialmente archiviati nel passato, non sono più attuali. Non solo però mi permetta di conoscerli dal punto di vista materiale, no? della loro applicazione fattuale, tecnica, ma mi ci faccia arrivare attraverso una mediazione che è anche psicologica, quindi una capacità di accostarli e di penetrarli attraverso quei procedimenti che, sì, la letteratura consente in questo caso, non una ricostruzione scientifica oggettiva, ma e neanche un'interpretazione data come interpretazione, proprio una possibilità di entrarci attraverso strumenti diversi che sono quelli letterari. Allo stesso tempo Fenoglio
io lo posso leggere anche, insomma, potremmo anche fare un piccolo excursus sulla sua fortuna editoriale all'estero, che oramai è notevolissima, notevolissima, ed è cominciata subito dopo la sua morte. E se io prendessi un titolo come La Malora, per esempio, che in base a definizioni spicce, romanzo contadino, io francamente faccio un po' fatica a dividere l'opera di Fenoglio tra partigiana e contadina, o meglio, la divido sì per puri dati esteriori, poi se cerco di andarci all'interno mi accorgo che poi queste due cose non sono vasi separati ma si ricongiungono. Ecco, però se prendessi La Malora, titolo contadino molto storicamente caratterizzabile e collocabile, siamo negli anni 10 del Novecento, forse è bene anche dirlo in maniera definitiva, non siamo nel dopoguerra, non siamo, perché ora La Malora è diventato un termine che viene stirato elasticamente e viene applicato dal 1861 all'altro ieri, però se voglio fare le pulci e andare a vedere quando la storia di Agostino Braida è ambientata, la devo mettere, insomma, negli anni 10 del Novecento. E ecco, io però trovo che La Malora, per chiudere, è tradotto in norvegese, è tradotto in spagnolo, è tradotto in romeno, cioè non ho quasi più frontiere, per cui ho il paradosso, forse solo apparente, di un autore che mi consente, che non fa l'antropologo, fa lo scrittore, ma mi consente di fare l'antropologo, e mi restituisce delle pratiche, dei sistemi culturali, di pensiero, di vita, che sono caratteristici di un momento, di una situazione precisa, che però a quanto pare riesce a essere letto e non incompreso, quindi capito, insomma, in contesti che apparentemente sono molto lontani, o magari non così uguali. Ma io parto un po' sempre dalle mie esperienze, parto un po' da lontano in questo caso. Dunque, io è vero, nativo, quindi conosco la zona, cioè ce l'ho nella pelle, per un direi che la prima parte della mia vita, la parte della mia gioventù, io ho vissuto una vita che è stata più parte dell'oralità che non della scrittura. Non possedevo la scrittura, facevo un lavoro artigianale, vivevo con mio, ho avuto un padre che è stato anche maestro, e vi assicuro che mettere insieme un padre e fargli fare anche il maestro diventa un dramma, che per quello capisco che poi uno va anche si autoanalizza, perché già è difficile dialogare col padre, poi se tu lo usi ancora come maestro, fai parte della sua scuola, allora le cose si complicano davvero. Io credo di aver fatto girare le palle a mio padre quello che basta, per cui devo dire, per risolvere questo problema ho dovuto scrivere anche una specie di autobiografia in cui racconto, che ho intitolato Rapsodie di un sarto di campagna, che è la storia di mio padre, ma è la storia del dialogo tra me e mio padre. Quel lavoro che facevamo insieme era un lavoro che ha poi sviluppato questa idea. Quindi mi ritrovo in questa fase, dopodiché passo tardi alla scrittura, e quindi io comunque questo mondo contadino l'ho conosciuto ancora quando era oralità e scrittura. Tu dici Agostino si ferma al 1910, sì sì, tu puoi datarlo 1910, ma guarda che quelle cose che io leggo nella Malora io le ho ancora viste nel dopoguerra nel mio paese. Ho visto ancora i ventirini, ho ancora visti benissimi quelli che venivano, che vivevano ancora nel suo paese. C'era un ventirino che tu ti ricorderai benissimo, che era il braccio armato destro di Poli, che quando vedo raccontato in Fenoglio e lo trovo lì ed è lui spiaccicato, è una cosa che io avevo un rapporto diretto con questa persona, perché lui nel dopoguerra soffriva talmente tanto questo problema di essere stato un esecutore, anche era quello che sparava, che litigava per essere lui a poter uccidere le persone che dovevano essere uccise
perché condannate da Poli, eccetera, eccetera, beh, nel dopoguerra io mi ricordo ci radunava tutti in piazza, ci buttava le monetine, le caramelle, noi dovevamo sentire, e lui continuò a dire che nessuno poteva giudicarlo. Io non capivo che cosa volesse dire, adesso capisco. Lui si porta dietro questo dramma resistenziale terribile, questo fatto di essere stato un esecutore, no? Un boia in qualche modo, e quindi ecco che queste cose le abbiamo vissute. Quindi voglio dire, questo mondo si è allungato e si è stiracchiato sino a noi, e io l'ho ancora avvertito forte, 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 dopodiché l'ho ancora visto, dopodiché è chiaro che poi tu passi alla scrittura, passano gli anni, cominci a studiare, cominci e continui a studiare questa tua cultura, e intanto vedi che questa cultura si forma. Però la cosa interessante è che quando io andavo a fare le ricerche poi di terreno, appunto su questo territorio, ma poi mi spingevo nelle aree che ho detto con gli stessi modelli di interpretativi e di conoscenza, io andavo e avevo dei questionari. Pensa che il primo questionario che gli antropologi fanno è un questionario che nasce a Parigi, è l'Académie Celtique, siamo tra 700 e 800, quindi siamo proprio agli albori dell'inizio dell'antropologia, della tradizione, se vuoi, della cultura popolare. E beh, l'Académie Celtique fa un questionario a cui io mi rifaccio per farmi il mio questionario per intervistare le persone, ovviamente poi non solo quello, poi quelli che seguono nel tempo, e quindi il Toschi, eccetera, eccetera, il Van Gennep, tutti diciamo i padri dell'antropologia e del folklore. Bene, io questa cosa l'ho sempre utilizzata e ha sempre funzionato. Accade poi che negli ultimi anni del mio lavoro accademico vado a lavorare a Pollenzo con Carlo Petrini, e lì sono stato preso in una trappola davvero straordinaria, in cui non riuscivo neanche più a alzare la testa e andare a parlare con mia moglie, perché non riuscivo neanche più ad andare a casa alla sera, tanto per dire. Quindi le interviste un po', anzi avevo smesso di fare interviste perché facevo altro. Finito, mi capita l'occasione di farmi una ricerca su questo territorio, e io baldanzosamente prendo il mio questionario che avevo lasciato a riposo 10 anni, dico adesso vado lì, comincio di nuovo la mia storia e comincio a chiedere delle cose. E allora chi vado a intervistare? Un antropologo vorrebbe intervistare la persona più vecchia del mondo, perché la persona più vecchia del mondo è quella che ha più un rapporto col passato, cioè uno che abbia 100 anni, te guarda, hai ancora la fortuna che, essendo lui figlio di una persona di una generazione prima, essendo lui nipote di una, va a finire che tu vai a raccogliere una tradizione che è ancora 800esca, perché è arrivata attraverso il gesto e la parola, attraverso le generazioni, no? Però, però io l'ho fatta questa esperienza. Se vai a parlare con una persona che ha 100 anni, hai poche possibilità di trovare qualcosa di buono. Perché? Non di buono, perché dopo 10 minuti, un quarto d'ora, questo si stanca e comincia a non aver più voglia di parlare. E se tu gli ripeti la stessa domanda, perché hai voglia di vedere se questa domanda non si è sbagliata nel darti la prima risposta, comunque non ha capito cosa, la seconda volta lei ti darà ragione, dirà che è come hai detto tu. E quindi cosa vuol dire? Togliti dai piedi, perché non ne posso più, prendiamo il caffè e poi liquidiamo lì la questione. Quindi diciamo che noi la fascia più interessante che abbiamo è quella che purtroppo appartiene alla mia generazione, 70-80 anni, cioè quelli che hanno ancora un po' di memoria, qualche connessione neuronale funziona ancora, e ti sanno raccontare cose di un passato che effettivamente non sono legate alla tua generazione, ma sono legate alle generazioni dei tuoi padri, dei tuoi nonni, eccetera, eccetera, che te l'hanno trasmesso direttamente attraverso il gesto e la parola. Io dopo, in queste interviste, non ho più trovato una persona che sappia raccontare le cose. Io a Cossano Belbo, lo dico perché lei è di Cossano Belbo, io avevo una era una nostra parente, Emma Ghignone, che tu conosci molto bene, che era proprio sempre a casa nostra, amica di mia madre, donna straordinaria, mi ha scritto un diario che io ho perduto, la cosa mi fa piangere ancora adesso. E dopodiché questa donna, io a un certo punto gli chiedo, dico, ma senta, mamma, qui io sto studiando lo spirito del grano, cioè
nella cultura tradizionale, poi se andate e chiedete alla Modiziana sa tutto di questo perché l'ho costretta a una ricerca folle in questa direzione, dice ma se vado, cioè, nel grano si dice che ci sia lo spirito del grano e quindi il grano non è vegetale in quanto vegetale ma è qualcosa di divino. E quindi certo che se glielo dico così traggo poco, ma se lo dico nelle parole che sono nel lessico quotidiano, e lei cosa mi ha fatto? Eravamo a casa sua in campagna, lei dice te vieni con me, avevano tagliato il grano, prende l'ultimo mannello di grano, mi confeziona la bambolina e questa bambolina era da appendersi nel più bel luogo della casina e questa bambolina aveva la stessa funzione di quel crocifisso che è là, perché è la stessa divinità, è la divinità della natura e tu finito l'anno, cioè finito il ciclo agrario, la lasci lì e dopodiché quando avrai, taglierai di nuovo il grano l'anno dopo, con l'ultimo mannello andrai lì, sostituirai la bambolina e lascerai quella di nuovo anno perché è propiziatrice dell'anno. E tu che cosa hai fatto? Intanto hai preso lo spirito, l'hai messo all'interno della bambolina e che cosa hai fatto? Hai depotenziato il grano e quindi tu questo grano lo puoi tagliare senza compiere un atto di morte. De Martino direbbe, ecco, come dire, hai fatto in modo di riuscire a tagliare il grano senza, non ti percepisci più come datore di morte. Allora io questo mito l'ho trovato tutto da Emma Ghignone per dire, ma poi girando per le Langhe e poi andando nella montagna piemontese e poi andando in Provenza eccetera eccetera, e lo so che è un mito universale, basta leggere Fraser, un libro così dove ti racconta tutto, ma questa è una cosa, cioè Fraser già lavora, non va a lavorare direttamente sul territorio, lui lavora sui libri che ha a disposizione, però dire chiaro che noi ce l'abbiamo il lavoro interpretativo e anche di conoscenza rispetto a questo, ma se allora io sono ancora anni 50, 60, diciamo anni fino agli anni 80, 90, trovavo ancora persone che mi sapevano raccontare questa cosa, oggi non trovo più nessuno. Oggi la cosa più banale, persino il fatto che vai il giorno della ramoliva a prendere il ramo di, prendere un pezzo di oliva, poi te lo porti a casa e poi lo attacchi alla testiera del letto e poi lo lasci lì a protezione della casa, della famiglia, del letto e delle divinità che ti comprendono nel giorno e nella notte, poi cosa fai? E alla fine lo devi bruciare per rigenerarlo con quello del nuovo anno che sta arrivando, no? È vero, con la resurrezione nuova. Bene, questa cosa non è più parte, adesso in questo caso è chiaro che questo può darsi che lo troverò ancora, ma in generale non trovi più nulla. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gesto e la parola che ha fatto sì che noi in quanto umanità per qualche milione di anni ci siamo evoluti e abbiamo trasmesso il nostro sapere senza bisogno di scrittura, senza bisogno di nulla, se non lasciando qualche traccia sulle grotte, no? Dove raccontavamo di animali che anche lì erano probabilmente spiriti, eccetera, eccetera. Bene, cosa vuol dire? Noi per qualche milione di anni abbiamo vissuto così, negli ultimi 4.000 anni, 5.000 anni, e comincia ad arrivare forme di scrittura, eccetera, eccetera, e noi certamente abbiamo una grande trasformazione che nessuno nega e che nessuno vorrebbe, a cui nessuno vorrebbe rinunciare, ma il fatto è che noi questo modello che noi abbiamo vissuto e che ci ha permeati, che ci portiamo dietro, si è interrotto, io dico con la mia generazione. E allora mi viene quasi di pensare che quella espressione biblica, mille non più mille, che ci ha fatto un po' tremare quando eravamo al passaggio del millennio, non sia tanto riferita a altre cose, altri eventi, altri cataclismi, cosa che forse poi non era neanche vero perché abbiamo visto cosa sta succedendo subito dopo, però voglio dire sia proprio invece riferita al fatto che proprio al passaggio del millennio noi interrompiamo un modello di comunicazione tra generazioni che è fondamentale. Io dico, l'uomo del presente lo sappiamo tutto, l'uomo della complessità, tutti noi che siamo qui dentro, viviamo il lutto di questo presente, di questo momento storico difficilissimo, eccetera, eccetera. Bene,
probabilmente tanto dipende dall'aver, come dire, chiuso per sempre un modello di trasmissione del sapere di questa natura, del gesto e della parola. Le mitologie che ci racconta, tanto per dire, Pavese, perché in questo lui è bravissimo, è unico, le lune, il falò, è inutile star lì, condensano in un colpo tutto quello che vorremmo dire, bene, queste mitologie tu non le trovi più, più nessuno le racconta. Io sono ancora riuscito a trovare in Lanka quello che, in effetti, pensate, la medicina dell'antica Grecia diceva: ma se vuoi controllare la fertilità femminile c'è un modo, guarda la luna chiara, la luna nera è il momento in cui tu sei, è il tuo preservativo lunare, dopodiché aspetta la luna piena per avere, se vuoi, avere fertilità, eccetera eccetera. Io ho ancora trovato donne che mi hanno raccontato che seguivano questo modello ritmico lunare. Se io andassi oggi ad intervistare una persona anziana e gli chiedo questo, è chiaro che telefono al 112 e dice: venite a prendere qui uno che mi sta, adesso non direbbe più che mi sta importunando, mi sta facendo, come dire, stalking, quindi bon, venite a prenderlo, capite? Ecco, non potrei più fare questa domanda, per dirti, perché non verrei più compreso. E questo l'ho proprio fatto l'esperienza in questa azienda. Quindi perché dico, potrei andare alla lunga, ma posso dirvi perché dico Fenoglio è importante sul piano antropologico? Perché? Perché rileggendolo mi accorgo che lui ti racconta, diventa oggi, come dire, una fonte, un'acqua fresca di questa tradizione che noi non abbiamo più e non sappiamo più raccontare. Quindi ecco il perché io devo ricorrere, cioè sono obbligato a ricorrere a Fenoglio. Per certi versi persin più che a Pavese, perché la condizione contadina, Fenoglio, Pavese non te la racconti in modo così trasparente, perché è tutto un mito che si susegue, mentre invece lui te lo racconta così. La malora va in questa direzione, e in questa direzione ci va anche, io credo, una cosa che a me piace moltissimo è il parentato. Il parentato di Fenoglio è qualcosa di straordinario, perché ti racconta davvero... Io uno dei racconti più belli che trovo di Fenoglio, ma anche perché di nuovo siamo nel nostro cortile di casa, è Mio amore Paco, no? Mio amore Paco, quando il commerciante di donne e di bestiame scende dall'alta Valle Belbo, da Feisoglio, cos'è, e viene a giocare a Rocchetta Belva, questa partita notturna che poi, come dire, sarà una sconfitta straordinaria. La cosa che mi inquieta in questo, guardo a te, è che lui dice: e dove va? Va da Madama. E lì c'è un'interpolazione di territorio, perché Madama era a Cossano e non a Coso, quindi a Cossano c'era l'osteria di Madama. Ma lui girava in questi pressi perché era partigiano in quella zona di Mango, e quindi scendevano ovviamente lì, e quindi poi Cossano, sappiamo, era il luogo dove abitava Poli, quindi ancora di più la ragione, ecco, e quindi ecco che probabilmente, quindi, cioè, se tu leggi questa cosa capisci la condizione contadina che nessun altro riesce a raccontarti in questo modo. Meno mitologia, più racconto, più, come dire, la vita quotidiana, la condizione contadina. Quindi questo dico, ecco, viene a mancare l'oralità, viene a mancare il gesto e la parola, che cosa dobbiamo fare? E facciamo, come dire, fuoco con quello che abbiamo. E cosa abbiamo? E beh, abbiamo ancora tutti gli archivi che abbiamo trascurato, abbiamo la letteratura che ci aiuta moltissimo. Se io voglio conoscere qualcosa di interessante, i modi di dire, le formularità contadine, ma io mi devo leggere i Sanssouci di Monti. Sanssouci di Monti, le formularità contadine ci sono tutte, la narrazione di quelle che erano le narrazioni a veglia, da tutte, sono tutte raccontate, tutte riprese all'interno di questo libro. Beh, questo è di una bellezza straordinaria, che mi dà, come dire, la possibilità di ritornare a un passato profondo e capire che ciò che è rimasto nella nostra memoria non è frutto di una
di un'inquietudine notturna, di un falso ricordo, è invece frutto di un passato che era parte, di cui eravamo tutti partecipi. Questo che dico è importante. Quindi adesso il compito nostro, direi, scaviamo all'interno, ripartiamo a vederci cioè cosa ci sono negli archivi che abbiamo trascurato, riportiamole alla luce, perché questa è l'unica strada per poter recuperarlo. Se no, guardate che arriveremo ad un punto in cui noi non avremo più quella tradizione che ci permette, coniugata con la tecnologia del presente, a far sì che tu hai una buona postmodernità. Allora avrai una postmodernità che non funziona più, se hai solo più della tecnologia ma non hai un pensiero mitico che ti supporta. È questo che io dico, e quindi noi dobbiamo fare lo sforzo, cioè ringraziare soprattutto Fenoglio in questo caso, perché è di lui che stiamo parlando, che ha questa capacità di raccontarci queste storie del parentato che sono straordinarie, perché ci riportano a capire che cos'è l'alta langa. In effetti, e lì, anche lì su questo è un tema che ho lavorato molto, e qual è il senso? Noi viviamo questo nostro territorio, queste nostre colline, non solo la langa, e sono divise da un alto e da un basso. C'è un basso che è stato distrutto dalla società del presente, perché se guardate che cos'è il basso, infilatevi solo sulla valle che va da Asti e va ad Alba e guardate, non c'è più un pezzo di terreno che c'è, capannoni senza soluzione di continuità, non c'è verso, quindi così stanno le cose. Quindi non è mica per natura quella, non è sicuramente natura. Bene, e mentre invece se tu ti alzi e vai verso un territorio che invece ha ancora conservato questi modelli di tradizione, ancora dei saperi, e lì devi giocare su queste due categorie oppositive che sono estremamente importanti, no? In effetti Fenoglio che cosa fa? Usa Alba per guardare ai suoi luoghi indigeni, che non so, che è il suo parentato che sta sull'alta langa, e quindi vai a San Benedetto e percorri tutte quelle creste. Lui quando va a fare il partigiano che cosa fa? Fa la stessa cosa, in effetti vanno a rifugiarsi su quelle alte creste che sono quell'elemento di protezione che ti permette di sopravvivere e di resistere al nemico. Anche lì è un tema importante, perché queste sue riflessioni che lui fa sulla resistenza, sono, io in questi giorni sto facendo l'introduzione a un chiario di un garibaldino, ma in questo caso sto parlando della Valmaira. La sorpresa è vedere che questi garibaldini, perché su un lato della montagna c'erano i garibaldini, sull'altro lato c'era Giustizia e Libertà, e Giustizia e Libertà in faccia a loro c'era Bocca che combatteva, quindi non è che, come dire, e la storia la sappiamo, lui l'ha scritta. Questo lato è stato meno cantato sul piano della scrittura, perché non c'era Bocca, evidentemente. Però questo lascia un bel diario che io ho in mano da tanto tempo, ma non l'avevo trascurato. E questo diario cosa dice? Dice no. Lui dice: quando noi combattiamo, combattiamo con la gente del posto. Cioè quando c'è la grande battaglia, perché arrivano i nazifascisti che vogliono pulire la valle perché hanno paura che i partigiani si ricongiungano con quelli con la parte libera della Francia, e quindi vogliono pulire la valle, salgono su, gli trovano una resistenza straordinaria. La resistenza è bloccata, la resistenza funziona perché con i contadini ci sono, con i resistenti ci sono anche i nativi del luogo che combattono. E lì le ragioni del perché tutto questo accada sono anche lì da vedersi. Sapete, io, la mia ragione che vedo, sapete qual è? È che in questi luoghi di montagna la fame era talmente forte, la possibilità di redistribuire il cibo era praticamente impossibile, e quindi che cosa facevi? Loro, i partigiani, erano obbligati ad andarsi a cercare tutto quello che serviva per vivere fuori dal territorio, quindi devono sempre fare incursioni dove il nemico, come dire, era forte, che era la pianura, quindi arrivavano lì, e quindi questo ha creato un'alleanza che in Langa non è avvenuta. In effetti se leggi Fenoglio, se leggi Pavese, non troverai mai questa alleanza tra il popolo e la cosa. Quindi questa difficoltà di far sintesi su questo territorio forse nasce da quello. E
quindi questo è interessante ragionare. Quel passaggio, e qui lo voglio dire, c'è bellissimo del partigiano Johnny, quando lui è il giorno di Natale, lui è solo nella cascina su dell'Alta Langa e c'è questa neve straordinaria che è caduta nella notte, che ovviamente è una neve di pace, di serenità, perché sai, i fascisti non riusciranno a salire da Alba a fare le solite incursioni che facevano, e quindi tutti i bambini e la gente del luogo si mettono a sciare lì vicino alla casa sua, eccetera eccetera, lui è solo nella casa, e però quando arriva a mezzogiorno tutti vanno a mangiare e nessuno si ricorda che Johnny è lì solo, nessuno sa che pensa che è Natale, che non è giusto che uno debba passare il Natale da solo, e lui si passa Natale e va dentro e poi prende quella mela che è bellissima, che come la tocca è marcia, quindi non gli rimane che un pugno di marciume in mano, dopodiché trova 6 nocciole che non riesce neanche con i denti a spaccare, e che distruggerà con tanto spreco quando le dovrà schiacciare con il tacco. Quindi guardate che interessante questo passaggio, eh? Quindi ti fa capire anche, quindi credo che, come dire, lavorare in questa direzione, cioè Fenoglio credo che sia una delle dei documenti più preziosi che noi abbiamo per poter attestarci su una cultura antropologica di questo territorio, alla luce di questa malora, malaora e buonora, perché che cosa sta succedendo? La malaora oggi viene usata come coscienza per costruirci sopra la buonora. Io dico, ma per fortuna che c'è la buonora, io non vorrei, io anche se l'ho vista e in qualche elemento vissuta questa malaora, beh, dico, per fortuna che c'è, purché non diventi una speculazione, ovviamente, purché oggi non sia, come dire, una parola che viene usata dall'ufficio del turismo per poter attrarre gente a vedere questi posti indigeni, che poi indigeni non lo sono più, perché oggi c'è una profonda trasformazione anche del paesaggio e dello stesso territorio, no? Quindi questa è una riflessione che direi che va fatta, e questa, se lo facciamo una lettura antropologica, andiamo davvero in questa direzione. Sì, effettivamente rischia di diventare quel che è peggio, forse un marchio. La malora rischia davvero oggi di essere citata come se fosse un marchio, un brand, chiedo scusa, nel senso che viene usata forse molto disinvoltamente per giustificare quello che viene presentato come un opposto, ma che molto sbrigativamente perde tutta una complessità che appunto Professor Grimaldi ci ha fatto intravedere, anzi più che intravedere, in quello che ci ha detto. Oralità e scrittura, paradossalmente è grazie a dei grandi scrittori che noi che siamo, adesso parlo per la mia generazione, che è ancora dopo e che quindi una persona, nel mio caso, nata in un contesto urbano decisamente laico, che queste cose le apprende sui libri, non le apprende per nessun tipo di trasmissione, così è accaduto, non sono cose che non si possono scegliere naturalmente. Paradossalmente è stato, non solo, ci sono gli archivi, c'è l'opera di studiosi, di ricercatori che hanno accumulato testimonianze, registrazioni, hanno pubblicato, di solito si cita più popolarmente Nuto Revelli, ma ci sono studi e c'è stato un accumulo di anche un'attenzione a preservare certe fonti, certi archivi. Però appunto, se io l'oralità l'ho perduta, almeno partiamo da una condizione simile alla mia o quella dei miei figli, l'oralità l'ho perduta rispetto ad una cultura che, è vero, ha avuto una persistenza che non si misura certo puntualmente nella storia. Io prima ho parlato degli anni 10 del secolo per, insomma, era un discorso più ampio proprio per la dilatazione dell'uso come brand della malora in maniera sbrigativa,
spesso si sente dire che Fenoglio abbia scritto nel 54, la Malora è parlando di persone viventi nel 54, è vero che c'era una cultura che persisteva anche da molto prima, però ecco, non è ambientata nel 54, la Malora era lì che volevo arrivare. Sì, sì. Però ecco, l'oralità l'ho perduta, e per me il mito è comunque una costruzione che qualcuno mi deve ricostruire. Ecco. È una, ciò nonostante ho la possibilità, e forse ecco che c'è una figura nuova di mediatore tra me e quella oralità perduta, che ha una funzione importantissima e che forse è quella che si potrà mandare a questo punto. È quella figura di mediazione, non è più l'oralità e quindi la cultura originaria vissuta e trasferita senza bisogno di codificarla per scritto, ma trasmettendola nella pratica e attraverso quelle forme che vanno dalla VIA a chissà quali altri momenti di educazione e formazione. Adesso forse conviene concentrarsi sulla mediazione e sulla quindi acquisizione della capacità di leggere il mito che da solo mi può arrivare come fenomeno pittoresco, se io non ho gli strumenti, come fenomeno folcloristico, usando questo aggettivo nella sua accezione più svilita, ma diversamente io non lo penetro nelle sue ragioni più profonde, non lo penetro nei suoi risvolti che hanno a che fare anche con un rapporto con la natura, che con un equilibrio, una forma di rispetto, chiamiamolo come si vuole, probabilmente anche di timore, che va mantenuto e va imparato, non deve essere maneggiato in maniera consapevole. Allora, ottimamente la proposta di usare Fenoglio e Pavese, così diversi tra di loro, come primi grandissimi mediatori. E poi allora a questo punto dobbiamo essere, educarci noi a leggerli anche così, non solo come autori di grandissime opere letterarie, oppure scoprirò che, avendoli letti, si suppone per bene, e apprezzati come grandi opere letterarie, qualche cosa anche dell'altro livello di lettura sì, mi è arrivato. Ma io penso che sia così, quello che dici tu, anzi è una soluzione che non avevo neanche, come dire, ampiamente immaginato, quindi mi sembra interessante, come dire, avere questa... Tu mi hai creato comunque un orizzonte che mi dà speranza, nel senso che in questo modo riesco a ricordare, è come il lavoro di Nuto Revelli, perché Nuto Revelli io lo trovo straordinario, perché quando, io dico soprattutto l'Accademia, quando è uscito il primo libro che era, io parlo il libro antropologico, che era il mondo dei vinti, l'Accademia non ha avuto grande riguardo nei suoi confronti, gli antropologi si sono voltati dall'altra parte e non hanno avuto interesse verso questo. Perché veniva da fuori. Veniva da fuori e poi comunque non c'era il vezzo di andare a intervistare e parlare con la gente, capisci? Se devo parlare con qualcuno vado a cercarmi un indiano, qualcuno che sia lontano dal mondo, dove vado a cercare le radici più profonde del mio essere al mondo oggi, che è bellissimo, no? Io penso a Tristi Tropici di Lévi-Strauss e capisco il perché lui parte e se ne sta anni in Brasile a cercare quelle che sono i miti, le sue origini, le sue formule, eccetera eccetera. Però allo stesso modo bisogna fare qui lo stesso lavoro, capisci? Lui l'ha fatto e questo ci ha salvato, perché oggi dico il Cuneese, la Langa sono fortunati, ma sono fortunati perché hanno anche avuto chi ha fatto un lavoro che gli altri non hanno fatto, che si poteva fare benissimo anche su questo territorio, ma lui si era dato un quadro geografico, non andava oltre i confini del suo territorio geografico, era la provincia di Cuneo e lì ci restava e lavorava in questa direzione, tranne quando poi è andato a Cavaccata di Rende, credo, a fare le interviste, sai, alle calabrotte che venivano, e quindi capire questo mondo che si stava avvicinando a quello della Langa e che comunque ha cambiato molto, molto,
molto questo mondo, no? E l'ha trasformato. Bene, però lui rimaneva lì e ci ha dato però un quadro straordinario che oggi diventa preziosissimo. Io quando devo cominciare una ricerca, la prima cosa che faccio, tanto io il libro di Revelli, Il mondo dei vinti e l'anello forte lo tengo lì sul comodino a letto con la Bibbia e alcune altre cose importanti, perché alla sera, prima di dormire, basta aprire la pagina come si fa con la Bibbia, no? Lo apri e sai che una parola buona la trovi, un'idea buona la trovi, e trovi quell'idea che ti permette di vedere. Quando devi cominciare una ricerca, io dico soprattutto su questo territorio, ma la prima cosa mi vado a sfogliare velocemente il nudo e stai tranquillo che trovo subito qualche risposta straordinaria ai miei modelli, perché poi tra l'altro lui lo sapeva benissimo, diceva io non sono antropologo, quando qualcuno diceva ma sei un grande antropologo, no io non sono antropologo, in effetti lui capiva che la tradizione che raccoglieva era fondamentale, però non è che poi vai a trovare nelle sue riflessioni l'interpretazione antropologica del lavoro che ha fatto, no, lui non te la fa, piuttosto fa un'interpretazione di tipo sociologica e soprattutto direi più che sociologica, politica, sociale e politica, ecco, questo era il suo taglio, perché l'anello forte, anello e mondo dei vinti avevano un significato politico di sottofondo. Bene, quindi lui fa questo lavoro straordinario che ti permette oggi di recuperare un patrimonio che tu non potresti più altrimenti. Quindi io dico, questo territorio che sta lì a due passi e che sembra un altro mondo, no? Noi siamo i poveri, dall'altra parte ci stanno i ricchi, no? E basta andare oltre il Tanaro e le cose cambiano del tutto. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che non capisco bene, però so che perché sono stati nutriti da queste letterature che ne hanno fatto la differenza. Forse la ragione è quella, perché non ne vedo altre, non riesco a trovarle. Anche ci sono ragioni strutturali, evidente. Per esempio c'è una cosa su cui ci siamo già interrogati e abbiamo scritto molto, ma La Ferrero è stata una società straordinaria, un'azienda che ha intuito, forse senza saperlo in fondo, che si stava facendo, che poteva fare un'operazione straordinaria. Quando cosa ha fatto? Quando Agnelli prendeva gli operai, prendeva i contadini e li sedentarizzava tutti nella periferia torinese, no? Arrivando a centinaia di migliaia di, così erano i numeri allora, in Torino, no? Che lavoravano alla Fiat. Ebbene, qui cosa ha fatto Ferrero? Dice: state pure a casa vostra, non scendete ad alba, io vengo a prendervi sulla porta di casa, vi riporto a casa finito tutto. Se hai bisogno di fare le ferie, le fai non quando c'è un decreto amministrativo eccetera, ma le ferie le fai quando matura il grano, oppure quando matura l'uva, oppure quando maturano le nocciole se sei nell'Alta Langa. E questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che non c'è stato il grande esodo che hanno subito altri territori, la grande diaspora contadina, qui c'è stata meno, la gente è rimasta sul posto, c'è stata continuità di saperi e continuità anche di tradizioni, e questo ha fatto sì che tu poi a un certo punto tutto ciò diventasse un valore inestimabile che è fiorito, e la fioritura la conosciamo e la vediamo tutti i giorni come... che sta andando bene, direi, no? Tutto sommato. Quindi così, dalla mala ora alla buona ora, vuol dire proprio questo, e forse le ragioni possono trovarsi in questo modello. Sì, prima parlavi di distanze, io mi sono sempre chiesto come interpretare certe distanze della vita, della geografia di Fenoglio. Nel senso che Fenoglio nasce ad Alba e quindi non nasce sulle colline. Lui stesso racconta dei suoi rami di provenienza in maniera molto drammatica e letteraria, nel senso che parla dell'incrocio dei due sangui, quello paterno delle Langhe alte sopra Monforte, quello materno qui nei pressi di Cisterna, di Canale, due razze, dice, che si fanno battaglia e fanno battaglia dentro di lui. Però appunto se guardo e se leggo anche
certi suoi racconti molto belli, in cui ha scelto di usare come punto di vista privilegiato della narrazione quello di un bambino che è il se stesso bambino sostanzialmente, anche se sono il primo a essere consapevole che è un errore tentare una coincidenza perfetta tra un autore e ciò che scrive. Ma se prendo per esempio quel racconto molto bello che è Un giorno di fuoco, in cui ecco sì, lì forse per un antropologo c'è pane per i denti di un antropologo, ma se io guardo questo bambino che è figlio di inurbati, facendo le debite proporzioni, immaginando di essere negli anni 30 del Novecento, quindi dove credo le distanze chilometricamente esigue volessero dire molto di più, sì, in termini concreti. Ecco, il bambino che non sa riconoscere neppure le cicale e che viene quindi a contatto con qualcosa che per lui è straordinario, ma proprio nel senso che è fuori dall'ordinario e che potrebbe essere quella dimensione che poi riduciamo a mitica, che possiamo fare incanalare, che possiamo incanalare nelle strutture mitiche che interpretiamo come tali. Ecco, allora forse riesco addirittura a, così ipotizzo, a dare a Fenoglio, attraverso questa figura del bambino, quindi di colui che si pone in maniera disponibile, estremamente disponibile di fronte all'altro, da sé, alla diversità, nel senso proprio dell'accensione che si crea in lui per questo straordinario, forse è l'atteggiamento del nostro di oggi, che veniamo appunto in una società che ha perso la dimensione dell'oralità, chiamiamola così, e che se vuole accedervi potrebbe passare anche attraverso questa estrema disponibilità che proprio Fenoglio evidentemente ha avuto lui stesso, proprio sentendo questo richiamo, dice, ancestrale, no? Verso soprattutto i parenti paterni e il mondo di questi parenti paterni, verso quella langa selvaggia. Riprendo un aggettivo che hai usato tu all'inizio, ma che ha usato anche lui molto consapevolmente quando tentava disperatamente, all'inizio della sua carriera pubblica, tentava disperatamente di scrollarsi di dosso la pesantissima ombra di Cesare Pavese. Fenoglio esordisce nel 52 da Einaudi, faticosamente. Pavese è morto nel 50 ed è morto all'apice della popolarità e dell'autorità raggiunta, perché muore premio Strega e appena morto, cioè, comincia a essere Pavese, cioè gli viene riconosciuta una posizione notevolissima all'interno della scena letteraria italiana. Chiunque inizi dal suo stesso editore e grossolanamente riferendosi a quella stessa terra, anche se non lo è, e appunto lo ha detto lui stesso prima, ma prendendola all'ingrosso, guardando da fuori, chiunque inizi diventa un epigono, diventa il fratellino minore, e questa è una mazzata clamorosa per un povero giovane scrittore esordiente nel 1952, e deve essere stato uno sforzo ciclopico da parte di Fenoglio e un'ansia notevole da parte di Fenoglio, quella di cercare di uscire dalla involontaria ombra di Pavese, al punto che esce il suo libro e lui dichiara che si è preso una langa tutta per sé, ci ha tenuto a dire che la sua non è quella di Pavese, ma la sua è quella più alta, e dice, la definisce terra vergine letterariamente, che appunto terra, sa di esotico, sa di pittoresco, sa anche di quella terra da studiare che l'antropologo
va a studiare, non necessariamente l'antropologo di 6.000 miglia lontano, ma e usa un altro aggettivo che paradossalmente avevo usato anche Pavese, ma nessuno lo nota, anche perché l'uso è stato fatto con scopi diversi. Comunque è un aggettivo forte, barbarico. Voi sapete che il primo libro di Beppe Fenoglio, nelle sue intenzioni, il primo libro che è frutto di un compromesso, di un lungo compromesso, di una, dove però Fenoglio è riuscito a tenere il punto in una battaglia durata 2 anni, nonostante abbia concesso molto, è riuscito a mantenere anche molto di sé. Il primo libro doveva intitolarsi Racconti barbari, non I 23 giorni della città di Alba. I 23 giorni della città di Alba è una scelta dell'editore che, andando contro anche il curatore della collana in cui il libro è uscito, cioè I gettoni di Elio Vittorini, ha cambiato all'ultimo il titolo e ha scelto il titolo del primo racconto come titolo dell'intera raccolta. Ma questo è buffo, perché poi, se leggete il risvolto della prima edizione, Vittorini insiste su questo sapore barbaro, questa idea di barbarico che in Fenoglio c'è, ma non c'è più nel titolo, nessuno sa quindi perché Vittorini improvvisamente parli di quello. C'è un unico accenno nell'ultimo racconto che Fenoglio ha scelto di mettere per ultimo, e molto significativamente, ecco lì compare l'aggettivo barbaro, non solo, ma compare come una spiegazione, come una chiave di lettura, perché il racconto è Pioggia e la sposa, ve lo ricordate? Ed è casualmente il racconto raccontato dal punto di vista di un bambino, cioè di un adulto che ricorda se stesso bambino e riesce a ricordare esattamente quello che ha sentito come bambino. E questo matrimonio si svolge a San Benedetto, il matrimonio è nella borgata di Cadilù, e questo nome Cadilù nel bambino, che è quel bambino cittadino trapiantato, mollato per le ferie estive lì in Alta Langa, e quindi è quel bambino che è in un ambiente per lui totalmente diverso, che pure sente suo, ma non mai diverso da quello di tutti i giorni a cui è abituato. Questo nome di Cadilù è un nome, lui dice, che mi suona barbaro, suona barbarico, il nome più barbaro che avesse sentito. Ha un richiamo quindi irrazionale, misterioso, non respingibile, perché ci vanno persino con la pioggia, con una pioggia torrenziale, ma è già tutto nel nome, è già tutto nel nome. Il mistero di quella giornata, e più che altro di quella giornata, di quel viaggio sotto la pioggia, che fa scoprire molte cose a cui il bambino solo da grande darà un nome, però intanto gliele fa percepire, ripeto, in maniera non del tutto assimilata, ma fortemente poi radicata in sé. Ecco, il nome ha un sapore barbaro. Allora, questo barbaro che Pavese attribuiva a se stesso nel posizionarsi in maniera, come sempre, molto, molto forte, quasi sprezzante rispetto a tutto il resto della letteratura sua contemporanea, questo barbaro, questo essere bambino, questo essere lontano pochi chilometri, ma lontano, due mondi lontanissimi, questa percezione misteriosa di un richiamo di sangue che però non ha spiegazioni razionali a disposizione, forse potrebbe essere, chiudo questa lunga elucubrazione, forse potrebbe essere quell'atteggiamento che lo stesso scrittore ci suggerisce e che potrei assumere io, che appunto arrivo dopo, arrivo senza esperienza diretta, senza trasmissione diretta, ma che attraverso una mediazione che mi rende meno barbaro, sì. quel sapore barbarico, ecco, mi fa arrivare a quel qualcosa che se non perderei per sempre. Domanda. Ma io ti ringrazio per il grande sforzo che fai, perché io sono molto pessimista, capisci? Il mio pessimismo nasce dal fatto che se questa cosa si interrompe,
Dopodiché io non so come riuscirò a riprendere questa mitologia che era parte dei miei saperi contadini, dei miei saperi, come dire, del popolo e non, come dire, delle classi egemoniche, come si diceva un tempo, no? Ecco, se noi perdiamo questo, io ho paura che perderemo per sempre. Questo, quello, tu un po' mi rinfranchi, dici forse c'è la possibilità di trovare qualche... Io vedo di peggio, perché cosa succede? A un certo punto io sono stato molto contento quando ho scoperto che, tutto sommato, è vero che sembrava che morisse allora, io parlo ancora anni 70, 80, così, morisse il mondo della tradizione, perché capivamo l'urgenza antropologica di raccogliere queste cose, lo faceva Revelli, ma lo capivamo anche noi. Io sono andato qualche volta con Revelli, quindi l'ho visto al lavoro, ho imparato da lui il mestiere dell'intervista con le persone. Bene, la cosa che però mi rinfrancava era che tu guarda, sta arrivando un mondo, quello digitale, che mi sta riportando alla, no, che bypassa la scrittura e mi sta riportando all'oralità. Perché? Perché tu a un certo punto, quando arrivano i primi palmari, i primi telefonini, cosa facevi? Con fatica cominciavi a digitare, no? E cominciavi a scrivere delle piccole cose che non erano più scrittura, ma era una oralità. In antropologia e da tutte le parti comunque si è parlato di antropologia, di oralità di ritorno. Adesso devo dire che il mio pessimismo aumenta, perché effettivamente questa oralità di ritorno non accade, anzi questo modello digitale che abbiamo messo in evidenza porta ad un modello di anche di non più conoscenze, eccetera, che all'interno di questa scrittura digitale non ci sta più l'oralità di un tempo, e neanche non ci sta più neanche la scrittura dell'oggi o del ieri, capisci cosa voglio dire? Quindi stiamo andando verso un tempo difficile, che non so interpretarlo, non so dirti dove andremo a finire. Però io vedo con molta tristezza un cambiamento che non vedo, di cui non vedo elementi di, come dire, di garanzia per superarlo, capisci? È questo che mi fa paura. E quindi benvengono le tue riflessioni, io mi adeguo e vorrei davvero continuare a studiarle anche con te, queste forme di riflessione. Però intanto vedo che per adesso, e poi ci lamentiamo tutti, i giovani non studiano più, i giovani non fanno questo, ma certo, se hanno a che fare con un mondo che non dialoga più, non conosce più il gesto, non conosce più la parola, non conosce più nulla, io non so cosa rimarrà di questo passato, quanto riusciremo a raccontarci ancora, capisci? E quindi su questo ho un atteggiamento sospeso, dico, per adesso vedo le cose in modo più negativo che positivo, poi può darsi che, come sempre accaduto nel mondo, le cose si risolvono ovviamente col tempo e supereremo questa cosa e saremo e diventeremo qualcos'altro, ma intanto quello che io capisco è che questo uomo che ha vissuto, il nostro processo evolutivo si è fondato su quello. Vi dico una banalità, ma rifletteteci sopra. Il fuoco, noi l'abbiamo, l'uomo lo conosce, nel senso lo conosce, comincia a dominarlo, che lo conosce da sempre perché è un fulmine sempre caduto, ma voglio dire, comincia a dominarlo, le testimonianze che abbiamo sono verso 1,5 milioni di anni fa, è vero? Chissà perché ci siamo accorti improvvisamente che il fuoco non esiste più nelle nostre case? Ve ne siete accorti? Adesso non arriva neanche più il gas, non perché non ce lo mandano più dalla Russia, però adesso arriva ancora, ma voglio dire, se andate solo in un posto, una cucina moderna non conosce più il bocchettone del gas, conosce il fornello di induzione. Quindi tu il gas non lo usi più, tu non cucini più a fuochi viva, quindi il crudo e il cotto di Lévi-Strauss è finito, hai capito? Sono due altre cose, quindi sono cose su cui è vero che ne faremo a meno. Io non so quanto ne faremo meno, perché se comincio a pensare perché l'americano, lo statunitense d'estate si mette a torso nudo, si farà la permanente ai peli, quei pochi peli che ha ancora, e poi comincia a far fuoco e comincia a cuore
fa bruciare le bistecche, ne fa bruciare una cosa immensa che verrà tutto buttato all'aria, nessuno la mangerà, penso il finale di questi grandi barbecue, no? Perché lo fa? Perché c'ha? Perché deve imitare il suo passato? Perché si ritrova bene a fare questo, ritrova le sue, il suo, come dire, note, richiami, ritmi del passato, spazi e tempi che non riesce più a governare. Quindi ecco il perché di questa cosa. Però intanto noi siamo di fronte ad un modello in cui bisognerebbe interrogarsi anche solo su quello, capisci? E quindi ecco questo fuoco vivo che ci ha accompagnato, perché a me piace il cammino, perché piace il cammino? Però vuoi un succedaneo del cammino? Ci sono 10.000 canali televisivi che ti trasmettono il cammino in tutte le sue varianti, che poi non so quante varianti possa avere, dal grande al piccolo, e tu ti metti lì con la musica dolce e ti vedi, però questo non è più anche realtà. Anche sulla macchina oggi. Oggi anche sulla macchina. Anche sulla macchina. Tesla l'ha proposto come uno dei... Vedi? Siamo ben presi, capisci? Ecco, io dico, è vero che è bello questo, è anche bello, però non è il mio cammino di casa che io lo accendo e mi sento confortato da questa cosa, che poi scopro che è peggio, in sul piano dell'inquinamento è ancora peggio del gas, e quindi anche lì se mi sento in colpa e non ne esco più fuori, capisci? Oh, siamo in un momento di passaggio che non è semplice. Quindi io trovo che leggere Fenoglio comunque fa bene all'anima, e quando lo leggo una volta, due volte, io tutti gli anni, un anno, d'estate un anno leggo tutto Pavese, un anno leggo tutto Fenoglio, e poi leggo tutto Fenoglio, poi mi torno, e poi faccio un salto, mi leggo i Sanssouci, che sono, vi assicuro, se non l'avete letto, leggete la prima parte, la seconda parte, quando parla di Torino, sarà perché le metropoli a me danno un po' sul... la prima parte è di una bellezza straordinaria. Non tornate a Monesilio, c'è un capitolo dove io ho fatto rinascere una figura folclorica che è l'orso di Cortemiglia, in funzione di questa scrittura, di questo orso carnevalesco, che lui racconta in modo straordinario. I fratelli Monti, quando vanno ad Alba a suonare al Corino di Alba, no? Credo il Corino, no? È vero? Una serata da ballo e di suoni che è straordinaria, no? Lì davvero puoi recuperare questi tratti di tradizione che forse non sappiamo più raccontare. Chi è che mi... Tanto io vorrei raccontare qualcosa, ma più nessuno mi sta ad ascoltare. C'è loro che benevolmente lo fanno, ma poi ne voglio dire, finito quello. Sono impropriamente seduto qui, ma sono anche seduto lì. È vero, non c'è più nessuno che ti stia ad ascoltare. Direi proprio di no. Difficile, basta accendere, la cosa succede qui. Noi ci siamo autosospesi. ho buttato un occhio, ma non so come fuggire. Naturalmente. Qualcuna qualche domanda? Siamo nell'epoca della produzione dei documenti, nel senso produciamo documenti, file, messaggi costantemente. Sì. Io mi chiedo che cosa contengono questi documenti, il vuoto sembrerebbe, oppure saranno studiati anche questi documenti? Anche adesso, l'epoca della guerra, filmata dai telefonini costantemente, ci sono mappe, puoi fare una mappa visuale della guerra tramite i telefonini e la posizione, c'è addirittura un sito internet che sta raccogliendo tutti i filmati per far vedere cosa sta succedendo. Ma che valore hanno questi documenti che produciamo costantemente ogni giorno? Dal nostro telefonino, foto, messaggi, ne produciamo così tanti che non sappiamo cosa stiamo facendo, tra virgolette, non so, questo è... E gli antropologi studieranno i documenti prodotti? Studiano già adesso i documenti prodotti, c'è già tutto un filone dell'antropologia che va in questa direzione, no? È evidente. Io, a me piace moltissimo capire che cosa succede nella postmodernità che è il presente, quindi su queste cose mi intero, come vedi il fuoco è un elemento che ho intercettato e su cui ho ragionato, che non, forse non tanti altri hanno messo in luce, mi sono scritto un articolo 10 anni fa, quindi non è proprio dell'ultima ora.
è chiaro che queste cose vanno fatte, è chiaro che saranno documenti che, per quanto è possibile, perché non sappiamo quanto resista questo digitale, rimarranno e saranno fondamentali. L'importante è che siano contestualizzati e razionalizzati, se no poi non riesco neanche a capire di che cosa si stia narrando. È vero, evidentemente sono due modelli differenti, due modelli. Prima, se tu pensa, prima e seconda guerra mondiale, tu cosa sapevi? Qualcosa, se arrivava a casa tuo padre o il figlio, arrivava a casa e cominciava a raccontarti, e questa cosa rientrava nel mito della famiglia, e il mito della famiglia lo passava da bocca in bocca, da bocca all'orecchio, eccetera eccetera, e quindi così avveniva. Oggi non viene più così, ci sono i big data, ci sono modelli di archiviazioni che sono eccezionali. Io non so come poi li esploreremo e li ragioneremo, perché ovviamente si sta cominciando adesso in questa direzione. Evidentemente no, il mondo non finisce qui, lo so benissimo. L'unica cosa, come dico, che mi fa paura è che tutta questa mitologia che ci siamo portati appresso, cioè la mitologia della morte, la morte non è una mitologia, ma con tutta la mitologia che si porta appresso, noi sappiamo ancora affrontare il termine della morte. Cioè io ho lavorato su due parole messe insieme, parlandone da vivo. Quante volte l'abbiamo detto parlandone da vivo? Io, finché l'ho usato in casa con i miei o cosa, non ne ho mai capito la portata forte. Dopodiché ci ho ragionato come mestierante, e che cosa mi viene fuori? Mi viene fuori che io con quella frase riesco ad entrare nel mondo del morto e parlare con lui, e posso dire tutto quello, il bene e il male di quel. Cioè, tieni conto che ancora per poco, ma io ho ancora visto che cos'era la, come dire, la veglia notturna per il morto, no? E allora che cosa succedeva? Succedeva che tu stavi lì tutta la sera, e dopo un certo punto cominciava la sera, si faceva lunga eccetera eccetera, e poi a un certo punto il gruppetto che era lì attorno al morto dice, e però parlandone da vivo. Cosa vuol dire questo parlando da vivo? Che io ho aperto uno spazio temporale. È vero che ho aperto una parentesi, in cui in questa parentesi io ci devo mettere, della persona che è morta, tutto il bene e tutto il male, perché poi quando chiudo devo dire, beh, adesso lasciamo perdere, chiudiamo la parola. A quel punto lì io non posso più parlare male del morto, però io con questa formula riesco a dire il bene e il male. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori, dicendolo in altri termini, la Treccani della persona che rimane. Io costruisco la memoria di questa persona, perché solo parlandone del bene e solo parlandone del male tu puoi costruire una memoria che persista all'interno della comunità. La comunità è la fusione dei morti e dei vivi. Tenere insieme questi due mondi apparentemente, come dire, non possibili, invece li tiene insieme, li fai vivere insieme, è la comunità che li ricorda, ecco. E quindi la forza della comunità è quella, quindi la forza della tradizione qual è? È quella di costruire comunità che sanno mantenere insieme i vivi e i morti, li fanno dialogare, e sono tutti costruttori, vivi e morti, di una comunità di destino. Sono di questo destino collettivo, fanno parte i vivi e i morti. Ecco, io so che nel mio modello antropologico del passato questa cosa si conosceva, si praticava attraverso tutti i gesti e le parole, attraverso le forme e il contenuto. Oggi non so se questo modello che noi conosciamo, che ormai si ispira al digitale, ci permetta ancora di mantenere viva una comunità come questa. Io quello che so, facendo un po' di sociologia e di antropologia, è che perché la gente vive la metropoli e poi va a cercare la campagna? Perché tutti tornano in campagna? Perché tutti vogliono una casa in campagna? Vogliono una casa nella comunità? Perché in qualche modo la risposta non è che te la do io, perché siamo sociologi, fiori di sociologi, antropologi l'hanno già detto prima. Che cosa ti dicono? Ti dicono che tu nella città, dove tu conosci solo, forse non conosci neanche te stesso, l'altro non lo conosci, che cosa fai? Vivi strumentalmente perché massimizzi il profitto. Dopodiché tu ti sposti nella campagna perché? Perché nella campagna speri ancora, nella campagna, nella comunità, diciamo, che poi può essere una mare, può essere.
si sposti nei luoghi di natura dove ci sono le piccole comunità che conservano ancora questo modello di vita in cui esserne parte vuol dire sopravvivere a qualche giro di stagione. Io ho una citazione che faccio sempre, quindi mi spendo ormai, come dire, un po' troppo in questa direzione, ma nelle prime pagine della Luna di Falò dice: ritornare al paese per farsi terra e paese, per sopravvivere a qualche giro di stagione. Io ho provato con i miei studenti a chiedere che cosa vuol dire farsi terra e paese. Nessuno mi ha detto morire. Farsi terra vuol dire tornare a lavorare la terra, la risposta, ti rendi conto? Farsi terra è uno che si è vissuto da queste parti, sa tutti che è una bellissima metafora contadina per dire morire, che è molto più bella che usare un modello molto, come dire, brutale che può venire dal contemporaneo, capisci? Quindi farsi terra e paese, poi avessero dice il suo ritorno alla terra è quello, lui vuole ritornare al paese per farsi terra e poi dice per sopravvivere a qualche giro di stagione. Nel dubbio che non esista l'eternità, o comunque sia, finché qualcuno si ricorderà di me, io sopravviverò per qualche giro di stagione. È chiaro che poi arrivano, passano le generazioni e anche tu decadrai, questa tomba che rimane lì arriverà una fotografia vuota che nessuno più riuscirà a interpretare, ma intanto per un tempo, un lasso di tempo tu sopravvivi qui. È quella forza della tradizione che il presente non possiede. A me basterebbe quello già per scegliere dove vorrei andare. Ecco. Io vi ringrazio a nome di tutti e ringrazio Edoardo Borra che 10 anni fa ci ha accompagnato in un viaggio col professor Boggione sulla sfortuna in favore su un aspetto fenogliano. Quest'anno ci hai accompagnato con il nostro antropologo preferito, Piercarlo, e che è nostro consulente scientifico ormai da anni. E ti ringraziamo e ringraziamo Piercarlo Grimaldi e noi ci vedremo con Piercarlo fra il 14 di maggio con la presentazione del libro di un altro Borra, Agostino, che presenterà un libro su Euclide Milano, quindi avremo occasione di ritrovarci. Invece con te speriamo di non ritrovarci fra 10 anni, ma prima, per un altro appuntamento, perché sei stato come sempre molto... ci hai davvero aperto un panorama su Fenoglio che tutte le... Io sono andato di rimessa. Tu hai contribuito nella tua rimessa, nel vostro gioco della mission. Perché della missione, sì. E in apertura il professor Grimaldi ha detto che facevano come alle missioni. Spiega un po' come funzionava le missioni. Io mi metto lì però. C'erano i padri predicatori. No, qualcuno l'ha vissuta, ma a Cossano Bergo io l'ho ancora vissuta le missioni. Le missioni c'era il prete che era il prete saggio che aveva diritto di stare sul pulpito e poi c'era il prete un po', diciamo, come dire, popolare, contadino, che si metteva in mezzo nelle prime file, però era in mezzo al popolo e quindi uno parlava italiano e l'altro parlava dialetto, dialettale, quindi si scambiavano e quindi era bellissimo perché c'era questa settimana di passione, le 40 ore più o meno le chiamavano così, e tu ti ritrovavi lì e un giorno c'era l'assemblea collettiva e poi alla sera andavano solo le donne da sposare. Lì la cosa mia cominciava, io ero chierichetto giovanissimo, e dice: ma che cos'è questa storia che possono sorrendere le donne? Poi le donne da sposate, lì ancora più interessante. E allora, dato che io ero chierichetto e conoscevo anche le parti esterne e le entrate del cosa, io mi sono andato a fare una bella cultura sessuale. La mia cultura sessuale non l'ho fatta su Facebook o cosa, l'ho fatta sulla rete, l'ho fatta lì nella chiesa di Cossano Bergo, perché mi sono andato a sentire quali erano i problemi delle donne da sposare, il problema delle donne e poi degli uomini, perché era tutta per comparti, capisci? E perché tutte le sere si ponevano problemi di questo genere, dove il problema,
come dire, del vivere quotidiano era un problema sentito e loro cercavano di scioglierlo e il prete poi saggio cercava di interpretarlo e chiudere tutto nel modo più canonico possibile, però intanto il prete, diciamo stolto, quello che faceva la figura più popolare, ci sono state congregazioni che hanno lavorato per l'evangelizzazione in questo modo, quindi è un c'è anche una grande letteratura che io un po' ho seguito, che è bellissima, che è interessante. Tu avevi proposto il gioco delle il lavoro delle missioni, non avete fatto proprio i parroci? Io potevo mettermi avrei fatto il sacerdote dottrinale. Mi è venuta in mente una cosa buffa, almeno che ho sempre ritenuto buffa, parlandone del mondo. Pavese Fenoglio, ovviamente banalissimamente mi è venuto in mente che questa loro scoperta e predilezione per Spoonriver, che parlandone da vivi, parlandone da morti, ma proprio Spoonriver, non so se avete visto un vecchio film che si chiama L'orgoglio degli Emberson, che è ambientato nell'America dell'inizio Novecento, quando c'è il trapasso verso l'industrializzazione dell'automobile. E c'è all'inizio un funerale proprio da Spoon River, con questi cimiteri sulle collinette, le lapidi che sono piantate perpendicolarmente nel terreno, c'è il sacerdote tutti vestiti di nero col cappello in mano e la testa china, e il sacerdote tiene un piccolo sermone di prammatica, e due più discosti, testa bassa, cappello in mano, sono da parte, e uno dice, il morto si chiama Wilbur Minifer, dice: Wilbur Minifer era una brava persona. E l'altro fa: sì, nessuno si ricorderà di lui. Parlandone da Vili, in maniera più secca ancora. Comunque la prossima volta sarà per la presentazione del nuovo libro, quello di cui parlava, prossima volta quando sarà pubblicato. Sì, se ci riesco a finire. No, finire ho finito, devo trovare qualcuno che me lo... Beh, abbiamo già trovato chi ti introdurrà. Perfetto. Prenotiamo Edoardo Borra per l'introduzione, quindi abbiamo già il moderatore. D'accordo. Va bene. Grazie.